Impiegare i lavoratori disoccupati delle aree in crisi per lavori di pubblica utilità è la proposta lanciata dal governatore Enrico Rossi a Roma per la conferenza Stato-Regioni. Francesca Cosentino. Anche il nostro Paese si predispone ad avere uno strumento per la lotta alla povertà. 1 miliardo l'anno dal 2017 per il piano di contrasto all'indigenza lo ha annunciato il ministro per il lavoro Giuliano Poletti, che si è incontrato a Roma con i presidenti e gli assessori di tutte le regioni. Questa integrazione si fa nel territorio, noi la faremo costruendo banche dati unitarie dove tutti i dati saranno a disposizione, dove riusciremo a mettere insieme il lavoro con lotta alla povertà. Per farlo abbiamo bisogno che le regioni collaborino. Una risposta alla crisi che, ha spiegato il ministro, non può venire solo con misure per la crescita, ma deve venire anche dal sostegno a tutti coloro che non ce la fanno. I provvedimenti interessano 280.000 nuclei familiari e oltre 500.000 minori. E dunque ecco pronto il Social Act, che integrerà le politiche del lavoro con quelle del welfare, perché, come concordato con i rappresentanti delle regioni, non si possono avere uffici adibiti alla povertà senza avere potenziati i centri per l'impiego. Quindi accordo con le regioni che potranno integrare con i loro provvedimenti le politiche del governo. Innanzitutto dotare il Paese di centri per l'impiego adeguati, come ci sono in Francia, come ci sono in Germania. Secondo, è importante pensare innanzitutto ai disoccupati di lungo periodo. E sulle aree di crisi di Piombino e Livorno, per le quali stamane hanno protestato i lavoratori davanti al Ministero per il Lavoro, Rossi ha risposto così. Bisogna anche di trovare il modo di impiegare questi lavoratori, a mio parere, io ne sono convinto, in lavori di pubblica utilità. Noi abbiamo provato a fare delle sperimentazioni, abbiamo avuto delle risposte assolutamente straordinarie.